Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. A me, lasciatemi stare, io non vi ho cercati. Lo so che avete bisogno di me, ma io non voglio. Io. Voglio stare in pace, ho due bambini, Io sto bene così. No. no, il casco sulla testa no, no, mi prego fa male, no, aia, la scossa, no, poi la luce, è fastidiosa, fa caldo. Lasciatemi stare. Amici e amiche di Fabbrica della Comunicazione, ben ritrovati. Una nuova puntata di Pillole di Extramondo, un nuovo viaggio nel mistero. Questa sera ritroviamo il giornalista e scrittore Rino Di Stefano, che ringrazio davvero di essere nuovamente con me. Ciao, Rino. Grazie a voi e buonasera a tutti. Dunque il 7 dicembre 2023, quindi. A breve, tra qualche mese, saranno esattamente 45 anni: 45 mm -hmm. anni dal primo episodio di presunto rapimento da parte di entità altre. Potremmo definirle aliene, mm -hmm. potremmo definire queste entità in tutti i modi. Chiamiamole entità, da parte mm -hmm. di queste entità ai danni di una ex guardia giurata, di un ex metronotte, Pier Fortunato Zanfretta. Che lavorava all'epoca, era appunto la notte fra il 6 e il 7 dicembre 1978 per l'Istituto sì. di Vigilanza Privato Valbisagno a Genova. Zanfretta si trovava sulle alture, si trovava nell'adempimento delle sue mansioni, quindi stava facendo il suo giro di perlustrazione. Era presso la località di Marzano di Torriglia quando vide delle luci che si muovevano intorno a una casa alla. Villa Casa Nostra. Si incamminò e si trovò nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ora il caso Zanfretta che Rino di Stefano ha documentato in un libro che mostro a schermo, eccolo qua, Fronte Retro, la vera storia di un incredibile fatto di cronaca che è giunto nel 2014 alla sesta edizione. Tra l'altro è stato tradotto anche in inglese e in giapponese, Rino, se non sbaglio, correggimi. Sì, è stato tradotto anche in giapponese, ma non l'hanno pubblicato. Comunque. Ah, non l'hanno ancora pubblicato. L'hanno tradotto, ma non l'hanno pubblicato. Comunque, diciamo, è la fonte primaria di questo, di questo caso, di questo fatto di cronaca. Perché? Perché da una parte ci troviamo di fronte a un uomo che non era un privato cittadino che se ne andava in giro per i Monti, ma era appunto una guardia giurata, armata naturalmente e controllata via radio da una stazione operativa. Mm. Dall'altra abbiamo un giornalista che senza pregiudizi si è accostato a questa storia, l'ha raccontata per quello che era, quindi per un insieme di fatti oggettivi che sono realmente avvenuti e che grazie al suo lavoro l'ha portata poi all'interesse dell'opinione pubblica. Questa combinazione di fattori ci permette oggi, a distanza di 45 anni, di parlare ancora nuovamente del caso Zanfretta. Io la prima domanda che vorrei farti, Rino, è questa. Da giornalista prima e da uomo poi, cosa provi oggi a raccontare ancora di questa stranissima vicenda avvenuta 45 anni fa? Ma guarda, prima di tutto... Devo essere onesto, per me il caso Zanfretta ormai appartiene ad un passato abbastanza lontano. Considera che io, ne, esattamente tra un anno, nel luglio del 2024, farò 50 anni di iscrizione all'ordine dei giornalisti. Quindi ormai sono anziano. Ok. E e questo fatto avvenne appunto 45 anni fa, cioè eh, praticamente poco dopo che avevo iniziato la mia attività eh, professionale, proprio come giornalista, e mi capitò tra, tra capo e collo questa storia del metronotte che diceva di essere eh, stato rapito dagli UFO. Ora io vorrei precisare, come del resto ho già fatto in una tua precedente trasmissione, che per me la cosa importante come giornalista è che ci sia la notizia. Ok? Se c'è la notizia, a me non interessa che sia ufologica, eh, terroristica o qualunque altra cosa. Se c'è la notizia, la notizia viene data. Tra l'altro. Proprio in quel periodo, cioè alla fine degli anni 70, io eh, mi occupavo proprio di terrorismo perché ero un cronista di nera e quindi mi occupavo di brigate rosse con tutto quello che succedeva. Genova è, è stata veramente, non dico l'epicentro, ma senz'altro una delle città più rilevanti durante quelli che sono stati definiti gli anni di piombo. Quindi io mi occupavo di quello. Ora, improvvisamente, eh, spunta un, un metronotte e, tra l'altro, io non sono stato neppure il primo a, a, a scrivere di questa storia, perché il primo giornale che se ne è occupato è stato il secolo XIX con un articolo del collega Enzo Bonifazzi e, e raccontava appunto quello che aveva sentito. Da parte dei carabinieri, eh, i quali dicevano che un metronotte eh, sosteneva di essere stato rapito per pochi minuti, ma comunque rapito, da, da esseri mostruosi, eh, però le notizie non venivano ancora eh, date eh, nel, nel dettaglio perché non, non c'era. Io so, mi sono incuriosito a causa di quell'articolo e, e allora sono, sono andato a Torriglia, dove è successo il fatto, cioè a Marzano di Torriglia, una frazione di Torriglia, per vedere con i miei occhi che cosa era accaduto e sono, eh, mi sono recato anche nella locale stazione dei carabinieri. ora Parliamo in termini concreti di quello che è... stiamo dicendo adesso, perché io non ho mai tratto nessuna conclusione, io non ho mai detto Zanfretta è stato rapito dagli alieni, quella. Io mi sono limitato a raccontare tutto quello che è successo. Poi le conclusioni le hanno tratte i lettori. Ora ehm, stiamo parlando tra l'altro di una persona che non è più tra noi. Ed è uno tra i protagonisti di questa storia che non c'è più, era anche giovane, era il brigadiere Antonio Nucchi, comandante della stazione dei carabinieri di Torriglia, e lui mi spiegò che qui lo ecco, vediamo lui, con Zanfrenta qui si vede a destra il capo delle guardie giurate. Cassiba. Giovanni Cassiba. Anche lui non c'è più, non, non è più tra noi, è un giovanissimo. Pier Fortunato Zanfretta di 26 anni. A sinistra, sì. A sinistra. Ora, eh, che cosa mi spiegò Nucchi? Prima di tutto, l'istituto di vigilanza eh, Balbisagno per cui lavorava Zanfretta eh, aveva sporto denuncia contro Ignoti, una, quindi una denuncia formale vera e propria per l'aggressione subita dal loro dipendente. Ok? Per cui i carabinieri avevano il dovere di indagare chi fossero gli autori di quella aggressione. Quindi siamo proprio nei termini della piena legalità, ok? Come ci si comporta, come le forze dell'ordine si comportano in presenza di una denuncia formale che è stata presentata presso la loro stazione, la stazione dei carabinieri di Torriglia. Ora, che cosa è accaduto? Nucchi iniziò la sua inchiesta e venne fuori, lui trovò la bellezza di 52 testimoni che affermarono di aver visto con i loro occhi un grosso disco volante luminoso volteggiare esattamente in quelle ore in quei minuti sul cielo di Torriglia c'erano certo. tantissimi testimoni anche di un certo rilievo per esempio il sindaco c'era il guardiacaccia c'era il parroco insomma 52 persone che sostenevano la stessa cosa anche un brigadiere della finanza, no? mi pare. E, e poi venne successivamente venne coinvolto un brigadiere della finanza perché e, visse un'esperienza un piuttosto terrorizzante, piuttosto paurosa che lo lasciò scioccato, ma di questo magari ne parliamo dopo perché il discorso è che a quel punto Antonio Nucchi Sempre seguendo la formalità del suo operato di comandante della stazione dei carabinieri, inviò una sua, un suo resoconto, un resoconto della sua inchiesta alla pretura Unificata di Genova, dove diceva: guardate, che beh, questo è, è uno dei tanti. E il, um, una il telex. delle comunicazioni, un telex, una delle comunicazioni che i carabinieri spedivano a tutta una serie di indirizzi che sono qui elencati, dove appunto si diceva cosa era accaduto. Ma questa era una comunicazione interna, invece, quella che venne spedita alla magistratura. Praticamente formalizzava il caso a livello giudiziario. Tant'è vero che la magistratura genovese aprì un'istruttoria che durò 11 mesi. Ora mi sembra abbastanza chiaro, anche se i miei colleghi dell'epoca non volevano interessarsene perché. Bastava parlare di ufo e non si doveva neanche prendere in considerazione la cosa? Ora, se se ne occupano i carabinieri, se se ne occupa la magistratura, tu che sei un cronista, cosa fai? Fai finta di niente. Se fai finta di niente, tu ignori volutamente una notizia, perché questo è il fatto. Se invece tu fai il tuo mestiere, allora devi dire che cosa è accaduto, io ho fatto così. Poi, se gli altri se ne infischiavano, la cosa non mi riguardava affatto. E credo di, di averci visto giusto perché poi questa storia ha fatto il giro del mondo, letteralmente. Eh? Il, sì, il, tra l'altro il... il... non l'ho detto in anteprima, ma parliamo mm. di uno dei casi appunto di presunto rapimento più noti al mondo. Cioè è considerato uno dei dieci, è, uno è dei dieci casi più famosi del mondo. È una storia incredibile. Ora, poi ripeto, questa sera non mm. è che la racconteremo di nuovo no, perché no, no, fatto perché altrimenti... in tante circostanze, in tante uh. occasioni. Certo. Però, ecco, come uomo a 45 anni mm. di distanza, anche considerando poi quella che è stata l'evoluzione di tutta questa storia, mm. perché noi abbiamo avuto appunto questo protagonista, suo malgrado. Mm -hmm. eh, di, di queste avventure notturne, con queste entità come l'abbiamo definita all'inizio, eh, che sembravano utilizzarlo per i loro scopi. Sostanzialmente sembrava che dovesse accadere qualcosa da un momento all'altro, e poi il Zanfretta si è trovato, almeno fino ad oggi, ma ripeto, a dicembre saranno 45 anni con il classico cerino in mano, cioè. Beh. Ha vissuto tutto il negativo di questa vicenda, ha avuto solo danni sostanzialmente, <coughs> solo disagi per usare un eufemismo, ma non ha mai potuto provare in maniera definitiva la bontà delle sue avventure se non naturalmente sottoponendosi a infinite eh, visite, test, esami, pentotal, ipnosi, eh, ogni tipo di. Eh, proposta che gli veniva fatta anche dai suoi dirigenti, dai suoi superiori, per accertare la buona fede, lui l'ha provata e l'ha realizzata. Però poi alla fine non c'è stata la pistola fumante, come si dice. Quindi a distanza di Ma... tutti questi anni, personalmente a me eh, suona un po' amara come storia. Mm -hmm. Vorrei allora... avere il tuo parere. E lo è a me, è quello che resta è il dramma dell'uomo, mm. il dramma di colui, un ragazzo di 26 anni, padre di due figli, che improvvisamente si è ritrovato al centro dell'attenzione nazionale quando ha vissuto un'esperienza che lo, ave, lo ha decisamente traumatizzato. Io ho parlato con delle persone che l'hanno visto subito dopo i, i fatti stiamo parlando del primo presunto incontro eh, mi ricordo una signora era la moglie del titolare dell'unico albergo di torriglia eh, l'albergo della posta e, e questa signora mi raccontava ha detto io l'ho visto portare a sostenuto da entrambe eh, da entrambi i lati, da, da due carabinieri, lui mh, praticamente quasi non camminava, si faceva trascinare, era completamente fuori, fuori di sé. Diceva era bianchissimo in, in, nel volto, proprio un, una persona terrorizzata, terrorizzata per quello che, che aveva visto. E probabilmente vissuto. Ora qual è il mio, il mio punto di vista? L'unica cosa che, forse la, la, la prima, la più fondamentale, è stato il fatto che per me era incomprensibile che un ragazzo di quell'età, che si era distinto tra l'altro anche in azioni, contro la criminalità aveva partecipato anche ad alcune sparatorie. Tant'è vero che eh, Zanfrette e Nucchi si conoscevano perché erano stati entrambi eh, coinvolti in una sparatoria a San Pier d'Arena, uno dei quartieri di Genova, e, e con, con dei criminali e, e, e lui aveva partecipato, non si era nascosto. Lui aveva molto fegato, insomma. E quelli sparavano, lui aveva risposto al fuoco e, e poi la cosa si era conclusa, avevano arrestato questi delinquenti e, e, e quindi l'impressione che era rimasta nel brigadiere Nucchi di, 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 di Zanfretta era quella di un uomo che sapeva il fatto suo, sapeva che, che cosa faceva. E quindi non era facile insomma, spaventarsi, come invece lo ha trovato. Stiamo parlando sempre del primo incontro in quelle condizioni, perché l'uomo era completamente fuori di sé. Ora io mi domandavo: ma è possibile che uno, un padre di famiglia, si lasci come dire, coinvolgere in una storia di questo genere? parlando di UFO, di esseri mostruosi che, che l'avevano rapito. Ha lavorato me, per un istituto di vigilanza. Tra per me. un istituto di vigilanza che tra l'altro molto serio, molto conosciuto per, eh, appunto, per la sicurezza che dava proprio come, come, mh, come la lavoro proprio, come eh, indirizzo del, de, de, della, loro, della loro società perché loro fornivano sicurezza praticamente. Ebbene, un uomo così eh, si, si lasciava coinvolgere a causa di, di, di un ufo, ma, ma, ma era una cosa che non stava né in cielo né in terra. E allora io sono andato, me, me ne sono occupato. Poi mi sono un po' innamorato di questo caso anche se continuavo a svolgere il mio lavoro di tutti i giorni, cioè di cronista di nera, perché mano a mano spuntavano delle novità. Quindi io ho fatto il mio lavoro, io ho cercato di raccontare esattamente tutto quello che accadeva, perché anche per esempio nelle ipnosi, no? perché noi non abbiamo la certezza di questi esseri mostruosi, alti, eccetera. E, però quelle le orme che vennero trovate nel secondo, e, incontro, nel secondo incontro intorno alla macchina una 127, una Fiat 127 che guidava in quel momento, ecco, qui si vede una delle foto che ha fatto Luciano Zeggio, il fotoreporter. Che ha seguito tutta la tutta la, la vicenda insieme a me e, e, insomma queste orme erano di 52 centimetri di lunghezza cioè e queste le hanno trovate i carabinieri non le ho trovate io cioè eh, non erano non appartenevano neanche alla mia inchiesta appartenevano a quella dei carabinieri e quindi che cosa fai? E dai del bugiardo oppure pensi che i carabinieri si siano inventati di trovare orme gigantesche e cose di questo genere? Io non, ripeto, non sono giunto a conclusioni perché chi vuole leggere il libro arriva in fondo al libro e vedrà che non ci sono mie opinioni personali su questa storia, ma io ho raccontato tutto quello che è successo. Le ecco. orme c'erano, sono state trovate e io l'ho detto. A tal eh. proposito vorrei dire una cosa per tutti quelli che si avvicinano al caso Zanfretta e magari prima di leggere il tuo libro fanno una ricerca su internet mm. e, e si, si fanno un'idea spesso sbagliata. Molto. Allora, esistono praticamente due storie. La prima storia, quella documentata, quella che ha degli elementi per così dire oggettivi, che sono stati raccolti appunto dal lavoro giornalistico di, di Rino e quella contenuta nel libro e inerisce al periodo iniziale di questa vicenda che va dalla notte fra il 6 e il 7 dicembre 1978 fino all'agosto del 1980 che è la data del suo cosiddetto sesto incontro cioè... lì l'inchiesta si interrompe poi il libro va avanti racconta quello che è avvenuto dopo se riusciamo questa sera vi faremo anche un cenno, uh -huh. però poi andando diciamo a cercare sulla rete si scopre molto più frequentemente tutto quello che è invece il racconto, sia che ha fatto Zanfretta della sua vicenda, sia che ne hanno fatto, diciamo, quelli che al caso si sono avvicinati, ma uh -huh. senza avere le competenze. Eh, per sentito dire spesso elaborando leggende fini a se stesse poi con l'avvento di internet non ne parliamo nemmeno quella leggende. La, leggende quella è la, la seconda leggende. la seconda storia e se uno si avvicina a quella parte lì probabilmente poi la conclusione sarà ma sì ma qui di vero o di presunto non c'è proprio niente cioè questa è una mm. storia che non sta in piedi è una roba no. eh, che, che non si può neanche prendere in considerazione, cioè una persona del 2023 non può neanche sentirle queste cose. Non è così, perché quello che è accaduto e che è documentato nel libro di Rino è un insieme di, eh, come dire, di analisi, di raccolta fonti assolutamente autorevoli, comprovate, attestate certificate, ci sono stati metronotte, ci sono state guardie giurate, ci sono stati carabinieri, polizia. Abbiamo parlato del rapporto spedito alla pretura unificata di Genova da parte di Nucchi. Ci sono state testimonianze da parte di persone assolutamente eh, insospettabili. Ci assolutamente. sono elementi oggettivi, elementi fisici. Quindi tutta questa vicenda è quella che rimane. Il resto, ahimè, purtroppo. Lo dicevamo anche nel forionda, a causa di Zanfretta stesso, eh, eh, lì ha sporcato un po' la, la, la storia per come è stata poi invece ricostruita nel tuo libro, Rino. Sì, infatti, perché eh, c'è da dire che durante quel periodo, in quei due anni, Pier Fortunato Zanfretta non diceva una parola. Okay? non spiegava assolutamente niente, tutto quello non ricordava che... nulla, non ricordava assolutamente niente, nulla, assolutamente tutto quello che veniva fuori veniva fuori dalle ipnosi regressive eh, alle quali lui veniva sottoposto durante queste ipnosi il, il medico lo psicoterapeuta che a quel tempo lo aveva in cura cioè, il dottor Mauro Moretti, cercava di fargli ricostruire quei momenti e lui in effetti raccontava quello che diceva di avere vissuto o che forse aveva proprio vissuto. Noi non, non possiamo esserne sicuri. Io tutto quello che posso dire è che io cercavo di verificare quanto di vero ci fosse. Nei racconti che venivano fuori dalle ipnosi, per esempio, durante una delle ipnosi, lui disse che eh, per sfuggire a questi alieni che stavano cercando di prenderlo, lui buttava per terra dei fogliettini, quei fogliettini che i metronotte mettono sotto le saracinesche dei negozi. Per far vedere che sono passati di lì a controllare e, e così diceva magari i miei colleghi questo lo diceva in ipnosi i miei colleghi lo le vedono vedono questi bigliettini e quindi seguendo i bigliettini possono rintracciarmi e salvarmi io l'indomani dell'ipnosi mi sono recato sul posto ho fatto una certa fatica perché insomma il posto era abbastanza vasto però poi alla fine io ho trovato i bigliettini e ho trovato proprio la scia di bigliettini che lui aveva lasciato allora in questo caso c'era una verifica tra quello che lui diceva in ipnosi e quello che lui diceva nella Ehm, ehm, ne, nella vita reale, quello che avveniva, poi avveniva quello comprovato. che avveniva nella vita reale. No, cioè ciò che lui raccontava in ipnosi, trovava un riscontro nella vita reale. Mettiamola A proposito qui. di riscontro, io racconterei qui nel dettaglio forse l'episodio più clamoroso che è stato il mm. quarto, quello che si è mm -hmm. verificato poco oltre la, la villa del primo incontro, Villa Casanotte, sì. circa due chilometri dopo, al bivio con una località che si chiama Fallarosa, che sì. ha coinvolto altri metronotte. Tra sì. l'altro eh, l'operativo della Questura era stato sì. anche sollecitato in quella circostanza. Raccontacelo perché, oltre a essere incredibile quello che tu hai documentato, è un ulteriore dimostrazione di come l'ipnosi che non è uno strumento con cui noi possiamo indagare la realtà in maniera oggettiva, no. però è uno strumento che nel momento in cui trova conforto nella realtà oggettiva diventa estremamente attendibile prego Rino quello, quello fu un fatto veramente eclatante anche da un punto di vista così legale, nel senso che i metronotte stavano cercando Zanfretta e mentre cercavano Zanfretta si videro illuminare da una nuvola una nuvola a forma di disco discoidale spuntarono due fari da questa nuvola questo fatto ebbe diversi testimoni eh. io li avevo sentiti li ho anche citati e e questi fari illuminarono i metronotte che si trovavano proprio lì nella zona di Falla Rosa. Ora, che cosa è successo? Questi rimasero sconvolti, questi rimasero sconvolti perché, insomma, con un cielo terzo improvvisamente da una nuvola di, 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 di quella forma si accendono due fari che illuminano proprio loro, insomma per farla breve, il comandante delle guardie Giovanni Cassiba e eh, prese la pistola d'ordinanza e cominciò a sparare verso questi fari nel cielo. Terminò i proiettili e a quel punto, non, invece di ricaricare l'arma, prese il un'altra arma da uno dei suoi sottoposti e continuò a sparare verso questa nuvola. Alla fine il, i due fari si spensero e il, questo, questa nuvola, definiamola così, si allontanò dal, dall'Appennino in direzione Genova, cioè in direzione mare fino a scomparire alla vista. È chiaro che i metronotte eh, si spaventarono tantissimo. Uno di loro in modo particolare, eh, poi però è, è, è difficile poter dire se fu proprio quella la causa, comunque sia uno rimase sconvolto, mm. anche perché, scusate l'espressione, se la fece addosso, letteralmente. E, poi io ho parlato con la moglie di questo signore tempo dopo e lei mi disse che da quella sera il marito non era più lo stesso. Insomma, finì che un giorno, eh, alcuni mesi dopo, questo signore, questo metronotte, eh, si chiuse nella camera da letto, si puntò la pistola alla testa e si uccise. Ripeto. Dal momento che la cosa avvenne a distanza di diversi mesi è difficile eh, poter affermare con assoluta certezza che quella era la causa. Però diciamo che tutto lascia pensare che l'uomo fosse stato così sconvolto da, 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 da fare un'azione di questo genere. Ma eh, non fu l'unica cosa di, quel, di quella sera, perché durante l'ipnosi e questo poi l'ho riscontrato io personalmente, durante quella sera lui disse che questi signori, questi esseri extraterrestri sul disco volante venivano dalla Spagna e in Spagna avevano inseguito delle auto spaventando la gente. Infatti lui aveva detto proprio nel, nell'ipnosi, nell ma così spaventate la gente. Quindi, secondo l'ipnosi che è avvenuta alle nove di sera, era iniziata alle nove di sera di quel giorno, mi pare dunque, credo che fosse... La notte, eh, cioè la, la sera del 3 eh, del 3 dicembre 1979. Sì, la notte more. fra il 2 e il 3 dicembre. No, tra il 2 e il 3 dicembre. Il fatto. Ah, l'ipnosi la l ipnosi, l ipnosi certo. la mm. sera dopo. Mm -hmm. Quindi, la, la sera del 3 dicembre e, è successe una cosa molto, ma molto curiosa, il, il giorno successivo, cioè, il, se ricordo bene, era il 4 dicembre del 79, perché io lavoravo allora in, in quello che era il giornale più antico d'Italia, il Corriere Mercantile, era un giornale del pomeriggio, si occupava soprattutto di cronaca, infatti... Il, come dire la mia formazione professionale proprio è avvenuta con la cronaca io sono sempre rimasto molto affezionato alla cronaca e cos'è cos'è successo intorno alle 10 più o meno del mattino riceviamo dal servizio esteri dell'ansa un messaggio dove si dice che è una notizia ansa che a Guadalajara in prossimità di Madrid un medico veramente era un veterinario Alfredo Sanchez fu terrorizzato lui era in auto insieme alla famiglia moglie e figli da un disco volante che si era abbassato fino alla macchina cioè a pochi metri dalla macchina questo signore si spaventò a morte, arrivato a un certo punto perse il controllo dell'auto e l'auto finì in una scarpata. Fortunatamente non ci furono morti, ma soltanto feriti, perché sia lui che i bambini vennero feriti. Ora la cosa è successa in Spagna. La sera prima, Zanfretta in ipnosi aveva detto che venivano dalla Spagna. Io raccontai tutto al direttore dell'epoca. Ecco questo: lui, il direttore dell'epoca di allora era Mimmo Angeli, e volle che io scrivessi un pezzo in prima pagina raccontando quello che aveva detto Zanfretta. Ora, tenete presente che ogni ipnosi veniva registrata, quindi non c'era possibilità di dubbio che la cosa venisse interpretata male, ok? Lui aveva detto, venivano dalla Spagna e avevano spaventato della gente. La notizia che veniva dalla Spagna parlava proprio di un UFO che aveva inseguito un'auto. Aveva spaventato a morte questa gente e fortunatamente la cosa non era finita in tragedia. Ora è un caso? È una coincidenza? Eh, non lo so, ognuno lo, 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 la può definire come vuole. però i fatti sono questi. Chiaro, e, è, è è una, e poi, tra l'altro, sempre in quell'ipnosi, lui descrisse dall'altro la scena della sparatoria come se la stesse ah, certo, vedendo da una certo, prospettiva. Certo favorevole Lui. io vorrei mostrare tra l'altro ecco proprio rispetto a questo quarto incontro un breve contributo del metronotte Andrea Pesci che si trovava ah. eh, lì vicino e lo metto a schermo poi lo commentiamo insieme certo a Toriglia arrivo su come passo lì la villa la famosa villa dell'altra volta a 50 metri più in su c'era la macchina di Zanfretta per traverso con la portiera aperta come fosse stato non so, preso qualcosa, trascinato dalla macchina. Come arrivò lì la macchina mia mi è spenta completamente. Neanche le luci funzionavano? Nulla, non funzionava più nulla. A un certo punto allora sono sceso un po', dico la verità, ho avuto un po' de... De fifetta, di fifetta. Presso la radio con la lampadina ho fatto 10 in metri indietro la lampadina, la, la torcia elettrica rifunzionava, eppure la radio, perché la radio al principio faceva un fruscio e non dava nessun senso. Che cosa hai visto? Poi ho visto, quando <coughs> sono arrivato lì ho, dato, insomma, ho detto a loro guarda che c'è la macchina di Zanfretta, tutto quanto. E loro mi hanno detto rimani là non ti muove, aspettaci a noi e nel frattempo ho visto che si è alzato al centro dentro la montagna dentro sta, perché fa a gola al centro ho visto alzare una luce grande un affare che si è messo a ruotare si è alzato si è verso dalla sinistra no, dal centro si è spostato sulla destra ed è rimasto un 20 minuti a ruotare in alto è rosso Rosso, un rosso e giallo, mandava delle voci gialle, pure delle, delle, come dei fasci rossi e gialli e basta. E dopo è arrivato il signor Tenente con gli altri. Mi è mai capitato lei eh, che gira sempre di notte di vedere cose del genere? No, è la prima volta. Eh, insomma, sono testimonianze. Il povero che sono, il povero Andrea Pesci, no, no, anche lui non è più tra noi. Mm. Eh, se n'è andato anche lui. Lui era uno dei testimoni fondamentali perché lui aveva visto, aveva visto eh, era uno dei pochi testi, eh, uno dei, dei, dei pochi metronotte che eh, aveva assistito proprio a uno di questi fatti, e bisogna, bisogna cercare di, di raccontare un po' tutto affinché chi, chi ci ascolta se ne renda conto. Andrea Pesci era alto circa 1,90 metro e 90, okay? Armato di tutto punto, anche lui un fegataccio, non era uno che, che si lasciava spaventare per niente. E quando mi vennero a prendere, era mezzanotte e 15, quando io ricevetti la telefonata con cui i metronotte dicevano: 'Il direttore ha detto di venirla a prendere perché lei voleva' E quindi io ho partecipato alla, alla a questa perlustrazione per, eh, per cercare zanfretta ebbene eh, il chi, chi conduceva il colui che guidava la macchina che era venuta a prendermi era delle piane il metronotte delle piane eh, mauro delle piane e mi portò fino alla scoffera dove inizia la strada che sale su in direzione di Rossi e proprio lì nella piazza della scoffera incontrammo Andrea Pesci che aveva avuto l'ordine di non muoversi da lì. Ora io non avevo mai visto un uomo piangere dalla paura come si mise a piangere Andrea Pesci. Si mise letteralmente a piangere dalla paura, non voleva essere lasciato lì, però delle piane aveva ricevuto oh, de de degli ordini molto precisi, cioè che non doveva prendere a bordo nessuno tranne me e quindi noi siamo andati avanti fino a raggiungere gli altri. E cioè, abbiamo... Non so se ci rendiamo conto, parliamo di persone addette alla vicinanza. Armate che facevano il turno di notte, che non avevano paura, ovviamente, di nulla. cioè Ricordiamo anche che Zanfretta, <coughs> nel primo, diciamo nel, nell'arco del della prima notte del primo episodio, avrebbe potuto tranquillamente far finta di nulla, girare le spalle e andarsene. Invece tutto accadde perché lui, vedendo queste luci che ruotavano intorno alla casa, pensò a dei ladri, non ci pensò poi più di tanto, anche perché non riusciva mm. a comunicare con la centrale radio, perché la radio ovviamente si era spenta, le comunicazioni okay. si erano interrotte, e partì verso la casa con la pistola in pugno. Mm. Quindi parliamo di persone estremamente coraggiose. Eh, Sentirino, c'è un'altra questione che è mm. spinosa del caso Zanfretta, che è la famosa mm. sfera, cioè questo oggetto che eh, queste entità gli avrebbero... Eh, donato per tenerlo eh, da conto, fino poi a un momento in cui se lo sarebbero venuti a riprendere. Ora questa parte della storia, come sappiamo, già rientra un po' in quello che dicevamo prima, cioè in quell'elenco di, eh, di elementi di mm. vicende che non possono essere comprovate. È un qualcosa che racconta lui, lo ha sempre fatto, anche se poi nel tempo ha arricchito anche qui i particolari. Eh, riguarda questa sfera, al luogo dove si troverebbe, eccetera, eccetera, e quindi non abbiamo prove. Ma c'è una foto, un'unica foto che lui ha scattato. Che tu gli mm -hmm. hai chiesto di scattare nel punto dove si aprirebbe questo presunto portale. Che eh, farebbe, diciamo, permetterebbe l'accesso al luogo dove sta questa sfera. Io la mostro. Io ho, ho dato la macchina, gli ho dato, gli hai dato la anche la macchina fotografica. la mostro eh. a schermo. Perché la ritengo molto interessante. Commentacela un attimo. Ma dunque, io feci vedere la foto a, a dei fotografi professionisti. Analizzarono anche la pellicola, e quello che sembrava da, 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 da quello che veniva fuori è che ci fossero delle radiazioni cioè delle radiazioni che salivano dal basso verso l'alto e che impressionavano in questo modo la pellicola. Questa è stata la spiegazione più razionale che io ho ricevuto. Non quel puntino, quella pallina luminosa, cioè luminosa in questo caso, è oscura, ma comunque sia è questa... Questa interferenza e, e sarebbe dovuta proprio all'emissione di un qualcosa di radioattivo che veniva dal basso. Questa è l'unica spiegazione che mi venne data. Non... Ecco, quindi questa foto sarebbe stata scattata nel luogo dove appunto lui poi entrerebbe per recarsi a questa yeah. sfera, però... È, è importante specificare che questo luogo, ovviamente, non ha nulla di, ehm, come dire, umano che potrebbe giustificare una produzione di radiazioni di questo tipo. C'è solo vegetazione, ci sono solo boschi, non c'è nulla. Assolutamente, ma non solo. Io sono andato lì con un, un, proprio uno staff di tecnici, eh, dotatissimi di ogni genere di strumento per vedere se ci fosse qualche anomalia lungo il sentiero, che poi è un sentiero di crinale dove, dove è avvenuto il fatto. Perché anticamente questi sentieri di crinale, che praticamente passavano sui burroni, okay? infatti si chiamavano di crinale per questo motivo, praticamente andavano da Pavia fino a Nervi, fino alla, fino alla costa. E è rimasto nella storia a causa di un racconto che scrisse Einstein quando si trovava a Pavia dallo zio, dal fratello del padre, e disse che insieme ad un amico lui volle raggiungere il mare a piedi, seguendo i sentieri di Crinale. Che eh, dalla, dalla Lombardia arrivano fino alla costa ligure, dormendo anche sotto le stelle, eccetera. Eh, aveva 16 anni, allora, Einstein, Albert Einstein, e raccontò, raccontò questo fatto. Da qui, il discorso dei sentieri di Crinali perché erano diventati famosi. Ora. <coughs> Che cosa, che cosa eh, si poteva riscontrare in questi sentieri? Ci siamo andati con apparecchiature, ripeto, di primordine, ma non abbiamo assolutamente trovato niente o comunque le apparecchiature non hanno registrato niente di anomalo. Questo è un fatto. M Mi direi, erano passati degli anni perché non, era, non, non ci siamo andati l'indomani. Quindi è una cosa che è avvenuta molto tempo dopo. Però non risulta che ci sia niente. Ecco, forse l'unica cosa che, che si può riscontrare adesso sono tracce di lupi e di cinghiali che eh, hanno invaso la zona e che sarebbe consigliabile non incontrare andando in quei posti lì. Eh. Ma per altri motivi. <ride> Ma per altri motivi appunto. C'è una parte del racconto di Zanfretta dove lui cita spesso una valigia piena di dollari che gli sarebbe stata offerta eh, in cambio di questa fantomatica sfera. Quella è una ecco. maniera. Ecco. Quella... Però in realtà diciamo un po' di vero c'è nel senso che dopo il 1991, quando voi avete partecipato a un congresso internazionale di ufologia in Arizona, a Tucson, a Tucson. siete stati avvicinati da due... Americani che eh, no. avrebbero no, eh, no. collaborato sì, con Ainec, no. giusto? Sì, esatto. E, e che volevano a tutti i costi <glie> prendere mm. possesso di questa sfera perché loro dicevano: Ne abbiamo altre due, con questa terza mm. potremo fare faville. In cambio, ti copriremo d'oro, ti copriremo di, di denaro al punto tale che non dovrai più occuparti, eh, diciamo, di, di delle problematiche quotidiane delle persone normali. Mm. Ecco, raccontaci questo episodio. Allora, si chiamavano Brian Meyers e Tina coat è scritto C -H O A T -E. e. questi due mi hanno fermato a Tucson dopo il mio intervento per la presentazione del caso Zanfretta in inglese e mi hanno fermato e mi hanno raccontato che loro avevano già trovato altre due persone in possesso di questa eh, di questa famosa sfera. Cioè questi signori erano entrati in possesso di questa sfera, <coughs> loro lo avevano saputo. Non so se se ne fossero appropriati comprando le sfere da loro che comunque dicevano che questa sfera riusciva a comunicare un certo messaggio di tipo energetico soltanto se ce ne fosse stata una terza. Ok, ora io già ero abbastanza, come dire, titubante perché quello che ho visto in quel in questa riunione ufologica mondiale adesso non mi ricordo dunque cos'era era il congresso mondiale di ufologia scusate ogni tanto do un'occhiata alle note perché non mi ricordo tutto Ci mancherebbe È passato un po di tempo dopo, dopo <ride> questi anni e <clears throat> E lì avevo trovato veramente delle persone fuori di testa in un modo impressionante, cioè eh, eh, che credevano a, a tutto e di più, insomma, senza neanche porsi qualche interrogativo come, come sarebbe stato giusto fare. e Insomma, questi due qua mi hanno detto che loro erano disponibili e a entrare in contatto con Zanfretta, io facevo da traduttore per Zanfretta. E, e mi dissero che loro erano, volevano venire in Italia e parlare con lui e offrire a Zanfretta un contratto ipergalattico se lui avesse dato la sfera ora quello che io sono venuto a sapere dopo è che loro stavano facendo stavano eh, loro erano di scottsdale in arizona e volevano fare una città nel deserto diciamo così una seconda las vegas ok las vegas è nel nevada e colui che la inventò venne ucciso dai suoi stessi colleghi delinquenti beh, perché era un, un, un il, il, diciamo così, il, il capitale iniziale per fondare Las Vegas veniva dalla malavita e, e, e loro invece avevano una società dietro che voleva fare questa, questa città eh, nel deserto dell'Arizona. Ora, eh, bisognerebbe conoscere il posto per, per farsene un'idea. In effetti, loro hanno dei territori sterminati sterminati proprio al, subito dopo tucson per esempio cioè ci sono miglia 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 di deserto dove non c'è niente vegetazione bassa quei classici cespugli che rotolano eh, spinti dal vento eccetera e, non ci sono cactus perché cactus nel deserto dell'Arizona sono soltanto in alto, cioè sulle montagne, sulle alture, non sono in pianura. Quindi ogni volta che uno vede un film vede il cactus come... No, non ci sono. E, e, e loro volevano fare questa città e questa città, secondo loro, eh, poteva nascere se Zanfretta avesse dato questa sfera. Ora, tanto per cominciare, io la sfera non l'avevo mai vista. Okay? ne Avevo solo sentito parlare da Gianfretta. Lui stesso era piuttosto restio perché considerava questa sfera qualcosa di sua proprietà, va bene, che non voleva dare a nessuno. Quindi il, come dire, lo sforzo di queste persone era già mal riposto in un certo senso. Però cosa hanno fatto? Questi sono veramente venuti in Italia Dopo un paio di mesi ce li siamo ritrovati lì e loro volevano frequentare Zanfretta, parlare con lui, li abbiamo portati lì su, nei posti dove sono avvenuti i fatti. Insomma, eh, avevano detto che avevano collaborato anche con Heineck, Joseph Allen Ainec, che era un professore di astrofisica tra l'altro lui era un docente alla Northwestern eh, University di, di vicino a Chicago eh, nell'Illinois comunque e io avevo conosciuto Heineck quando lui era venuto a Genova nel 1984 in occasione eh, di un congresso di ufologia che fece il CUN proprio a Genova eh, anche in, come dire, in concomitanza con l'uscita del mio libro, perché il mio libro uscì in prima edizione nel 1984. Quindi avevo conosciuto Heine, che ne avevo avuto una buona impressione. Questi sostenevano di aver collaborato con lui, ma soprattutto di avere rilevato un archivio da parte di un altro famoso ufologo che poi è morto, così la moglie gli ha venduto. Pensate che sono dovuti andare con un tir per andare a prendere tutto questo archivio. Un tir vuoto che hanno riempito. Adesso non mi ricordo quanti casellari avessero comunque. Pieni, pieni di, di, di notizie di, di carattere mondiale, sempre di roba ufologica. Insomma, si sono presi tutto e se li sono portati via. Mi risulta che siano morti tutti e due queste due persone. Eh, io non ne sono sicuro, però da, da quella piccola ricerca che ho fatto sembrerebbe così. In ogni pure modo, pure loro. Sì, pure loro, è, eh, ma ne sono morte parecchie di persone mm. in questa storia. E ormai abbiamo tutti una certa età. Eh, quindi, mm. eh, ma eh, questi avevano offerto a Zanfretta, questo, gli avevano detto, tu non ti devi preoccupare del denaro per tutta la vita, lo, lo, ne avrai sempre, non ti preoccupare. Cioè lo avrebbero fatto diventare milionario, a detta loro. E a me, per la collaborazione che avevo prestato, avevano offerto un contratto 17 punti, tre pagine 17 punti, che conservo ancora oggi. E in questo contratto, eh, con questo contratto, loro dicevano che avrebbero fatto un film sul caso Zanfretta con la Paramount. E avrebbero agevolato un'edizione in inglese del libro insomma avrebbero cercato di incentivare il mio interesse verso questa storia ora io sapevo benissimo che se Zanfretta non tirava fuori questa benedetta sfera e ero quasi certo che lui non lo facesse queste cose sarebbero rimaste così comunque per evitare problemi visto che loro si offrivano cioè loro volevano la mia collaborazione a prescindere dal discorso zanfretta io ho portato questo contratto da un docente dell'università di genova un docente di diritto internazionale il quale dopo averlo letto mi ha detto guardi se lei firma questo contratto rischia di non dormire più la notte e il motivo qual era era che in questo contratto questi due furboni perché per me erano furboni e dicevano che si formava una joint venture cioè una società internazionale tra l'italia e gli stati uniti della quale avremmo fatto parte noi tre quindi non zanfretta, noi tre e io avrei avuto il 50% delle azioni di questa società e loro il 25% l'uno. Però, secondo questo contratto, loro avevano mi fa ridere ancora adesso il pensiero e loro avevano il ogni tipo di potere esecutivo. Cioè in altre parole con una quota di minoranza loro decidevano qualunque cosa a nome mio, che ero il socio di maggioranza. E che In ne rispondevi? Parole, io rispondevo di quello che facevano loro. Io gli ho detto no, grazie, no, grazie. E ho preferito tagliare corto e non andare oltre. Però l'aspetto cioè... interessante, diciamo, di questa storia è che appunto loro davano per scontata l'esistenza di questa sfera, eh, sì, perché loro, appunto sostenevano di così. possederne altre due, sì. che, che è curioso, voglio no? dall'altra parte sì. del mondo trovare due soggetti sì. che al all'ascolto del racconto sì. della sfera non si sono sì. minimamente spostati, ma anzi. Sì. Eh, come dire, ne erano perfettamente consapevoli dell'esistenza di questi oggetti. C'è un'ultima domanda che vorrei farti mm. e che riguarda nuovamente quello che è emerse dalle ipnosi, perché a un certo punto Zanfretta cominciò a parlare in quella che sembrava a tutti gli effetti una lingua sconosciuta, sì. ma più ancora del, mm. del fatto, diciamo, di parlare in una lingua sconosciuta, mm. l'aspetto che mi ha veramente colpito e impressionato è che. Zanfretta non obbediva più ai comandi del suo ipnotista, quindi di Moretti. Sì, esatto. Ecco, eh, sembrava posseduto da una forza che era esterna al rapporto paziente-medico. Ecco, sì, la, domanda che, la domanda che vorrei sì, porti è, sì. ti sei mai dato una risposta, a Moretti si è mai dato una risposta su come questo possa essere tecnicamente possibile? Gli è capitato in altre circostanze? È rimasto un unicum? Quali motivazioni potrebbero esserci, ovviamente escludendo eh, quella che sembrerebbe invece sulla carta la più sensata, cioè che di fatto a un certo punto queste entità si inserivano nella comunicazione e prendevano il comando del gioco? Allora, Moretti non seppe dare nessuna spiegazione. Non, non era in grado di spiegare che cosa stava succedendo. Neanche dopo. Neanche dopo, neanche dopo. Tutto quello che lui stava vedendo e con lui lo vedevamo anche noi era che Zanfretta non rispondeva più agli ordini, ordini nel senso di ciò che il medico dice al paziente di fare. Proprio era completamente eh, in un'altra un dimensione, eh, ovviamente in senso figurato: eh, nel, nel senso che ciò che eh, gli veniva detto eh, eh, gli scivolava addosso eh, e lui non ubbidiva, cosa che invece aveva fatto fino a quel momento. Sembrava, sembrava che mentre lui era sottoposto a ipnosi qualcuno contemporaneamente, contemporaneamente prendesse contatto con lui e si esprimesse attraverso la sua bocca, ok? Per quanto riguarda la lingua strana, io ovviamente l'ho registrata L'ho portata all'istituto di glottologia dell'Università di Genova. L'ho fatta visionare dal professor Umberto Rapallo, il quale ha esaminato in lungo e in largo questa registrazione per vedere se aveva, come dire, un filologico che potesse far dire che si trattava di una lingua vera e propria, cioè che seguisse dei criteri che di solito le lingue seguono per per esprimersi, per permettere all'uomo di comunicare. Invece in quel caso non ci fu non ci fu anche lì nessun risultato. Il professor Rapallo mi spiegò che era praticamente impossibile Comprendere che cosa dicesse Zanfretta in quelle circostanze. Comunque sia, quando lui non ubbidiva a, al, a, Mo, a Moretti, lui prima parlava in quella lingua e poi traduceva in italiano. E soprattutto cambiava il tono di voce? Cambiava assolutamente. La maschera facciale. Sì, tutto, tutto. Impressionante, tutto. io ho ascoltato le registrazioni, impressionante. Sì, sì, perché prima, prima lui era, come dire, spaventato, intimidito eh, dalle situazioni che andava raccontando, dal fatto che comunicasse con questi strani esseri, eccetera. Poi quando invece si metteva a parlare in quel modo lì. Allora cambiava completamente. Era un'altra persona, era un'altra persona. Assumeva una sicurezza eh, proprio che nei fatti lui non aveva. Sì, si potrebbe dire una sicumera sicumera in un certo senso, eh. sì. Ecco, mm -hmm. eh, senti quindi in conclusione. Mostrerei mm -hmm. nuovamente a schermo il tuo libro che consiglio davvero perché oltre che essere avvincente, oltre che raccontare una storia incredibile, anche un esempio di quello che dovrebbe essere il giornalismo e non ce ne sono tanti in giro di esempi di quello che dovrebbe essere il giornalismo. Vorrei farti un'ultimissima domanda che poi è una mm -hmm. considerazione così che, che possiamo utilizzare come chiosa finale. Siamo quasi a 45 anni, lo dicevamo all'inizio, sì. dal primo incontro. Il 7 dicembre 1978, il 7 dicembre sì. 2023 saranno 45 sì. anni. Ritieni sì. che in futuro possa ancora accadere qualcosa oppure questa vicenda. Così rimarrà negli annali come qualcosa di incompiuto, come qualcosa di insensato, perché poi alla fine muovere tutto questo can, can potremmo dire, senza poi concludere mm. nulla, è veramente qualcosa di insensato. Allora io, guarda, a me non piace fare l'indovino e, e non pre, preferisco non fare previsioni di alcun tipo. Io, tutto quello che posso dire è che il, quel periodo. È stato un periodo veramente, veramente strano. Strano soprattutto dal punto di vista dei testimoni. Dei te il numero dei testimoni era esorbitante. E tu prima accennavi a quel brigadiere della finanza. Allora, raccontiamo così in due parole cosa è successo a quel, a quel brigadiere. Non diciamo il suo nome, quindi. E lui si trovava in macchina con un collega e, e era andato nei pressi di casa sua e, ed era sceso dalla macchina per aprire la, eh, la porta del garage. Quelle porte, sai, quelle flessibili, no? quelle certo. che si piegano, si aprono. E lui è andato lì mentre stava cercando di aprire la, la, la porta. Si è visto illuminato a giorno, allora ha, ha creduto che il, il suo collega avesse messo gli abbaglianti e allora gli ha detto: Ma spegni quei cosi. Insomma, no, no, no. ha guardato dietro e ha visto che eh, la, la, la macchina non aveva i fari accesi con gli abbaglianti. Il suo collega era spaventato e guardava verso l'alto. Al che lui ha guardato verso l'alto e ha visto: almeno questo ha poi raccontato ai carabinieri, non a me, eh, ai carabinieri. E ha visto un grosso disco volante luminoso molto basso sulla casa. Lui parlava di dai 30 ai 50 metri, quindi insomma una cosa che. Enormemente grosso. A quel punto si è spaventato a morte. Ma questo fenomeno è durato pochissimo perché il presunto disco volante si è alzato e è fuggito via, e quindi tutto è tornato buio come era prima. Questa è una testimonianza. Un'altra testimonianza che mi va di raccontare proprio per dire il numero dei testimoni, veniva da Rossi. Rossi, per chi non lo sa, è un paesino, una specie di villaggio nei pressi di Lumarzo, che rimane proprio vicinissimo ai posti di Zanfretta, molto vicino, ed è famoso perché lì nacque Natalia Garaventa, che era la madre di Frank Sinatra. La bambina stette con i genitori fino all'età di sette anni a Rossi e dopodiché partirono per gli Stati Uniti, dove la famiglia risiedette a Doboken, mi pare che sia nel New Jersey, se, se ricordo bene, dove poi nacque Frank Sinatra, cioè la, la bambina crebbe e conobbe un altro italiano, era un siciliano, di nome Sinatra, e da loro nacque appunto Frank Sinatra, che è la star mondiale che tutti conosciamo. Quindi il paese era famoso per questo. Tant'è vero che quando Frank Sinatra è venuto a Genova, lui non è voluto andare sul posto perché aveva paura, perché ovviamente lo conoscevano tutti. Quindi era assalito. E mandò la moglie Barbara, la moglie Barbara. E la moglie Barbara si recò sul posto dove gli abitanti di Rossi le fecero una grande festa, perché tanti di quegli abitanti ancora oggi sono parenti di Frank Sinatra, della famiglia Sinatra. Ora, io sono andato il giorno dopo, quando cercavo i fogliettini sparsi per terra, sono andato proprio lì a Rossi. Eh, a cercare testimoni, cioè volevo vedere se trovavo qualcuno, visto che il passo della colla rimane subito sopra Rossi e Rossi è subito sotto, è difficile che le persone che abitano lì non vedano un grosso disco volante che volteggia sulle loro teste. Allora eh, chiesi, eh, parlai un po' così con delle persone e alla fine trovai un netturbino che eh, lavorava per l'azienda AMIU di Genova e che tutti i giorni si faceva il percorso e il quale mi disse sì sì io ieri l'ho visto questo grosso oggetto luminoso che ruotava su se stesso proprio lì dal passo e gli ho detto che cosa ha fatto? Ha detto ma guardi io prima ho sentito il cane che abbaiava, abbaiava nell'aia. Io sono uscito per vedere a che cosa abbaiava il cane. Il cane aveva gli occhi puntati verso l'alto e abbaiava questo oggetto luminoso. E gli ho detto: Beh, chi ha fatto allora? Ha avvisato qualcuno? Ha avvertito qualcuno? Mi fa, ma si immagini, dice: eh, Io ho preso il cane, eh, sono subito rientrato e ho chiuso la porta. Quindi io avevo un testimone oculare. Che praticamente confermava la storia di Zanfretta, ma nello stesso tempo dava, come dire, un esempio di quella che era la mentalità locale di quella gente. Anche se vedevano cose di questo tipo, nessuno si sarebbe mai sognato di andarlo a dire in giro. ok Tanto più che c'è una leggenda tra i contadini della Liguria che di questi fenomeni. Ne sanno qualcosa perché nel corso degli anni ne hanno visti che quando vedevano un oggetto luminoso nel cielo sfrecciare pensavano che fosse l'anima di un defunto che saliva al cielo. Ok, questo me l'ha spiegato una contadina, per cui non prestavano neanche tanta attenzione. Se c'era un, un oggetto luminoso, e eh, vuol dire che era qualcuno che aveva lasciato questo mondo e se ne stava andando da qualche parte. Certo, Zanfretta, sono decenni che ripete, stanno per tornare, stanno per arrivare, stanno per venire a riprendersi la scatola, la sfera. Ma lui è traumatizzato. Però, però non avviene mai. Lui è traumatizzato. Io gli ho detto un sacco di volte di, 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 di smetterla, di, di fare annunci, di dire cose. Eh. Ma alla fine abbiamo anche come dire, diviso le nostre strade, perché io non, non lo contatto più né lui contatta me. Io ho rispetto per l'uomo, per quello che gli è successo, per la sua vicenda personale, eh, ma non condivido affatto le esagerazioni che sono state dette. E esagerazioni veramente incredibili che sono state dette in, in tutti questi anni. Già il fatto da solo, il fatto di cronaca da solo, to, da, da, da solo è eclatante così com'è. Non c'è nessun bisogno di colorarlo in altro modo, va, va già bene così. Comunque, tanto per dire, chi è Fortunato, Pier Fortunato Zanfretta. Vi racconto un ultimo aneddoto che è successo e che ben pochi hanno preso in considerazione. Lui era, o forse è ancora, guardiano di un istituto per anziani no? nella città di Genova. Dovrebbe esserlo ancora, sì. Forse lo è ancora. E un giorno accadde che ci fu un principio di incendio in questo istituto. In questo istituto eh, le persone, gli anziani ricoverati, non erano in grado di muoversi, sarebbe stata una strage. Sarebbe stata una strage. Lui si accorse di questo principio di incendio, chiamò i vigili del fuoco, ma in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, lui uno per uno. Prese più di una ventina di questi anziani e li portò in salvo. Okay? Questo è un aspetto di Pier Fortunato Zanfetta che non tutti conoscono. Quindi, l'uomo è buono di carattere. Secondo me, l'unica cosa è che è buono e coraggioso. Ma se secondo me l'unica cosa che ha esagerato, danneggiando persino il fatto di cronaca che lo ha riguardato, perché il fatto di cronaca, ripeto, era già abbastanza eclatante così com'era. Non c'era nessun bisogno di esagerare. Lui invece, probabilmente anche perché eh, alla fine delle ipnosi il dottor Moretti gli aveva vietato di ricordare quello che gli era successo, questo per evitare ulteriori traumi psichici a, a quelli che già aveva subito nel corso della sua avventura, ecco diciamo così, per cui lui non ricordava esattamente i particolari, certi dettagli, così se li inventava, se li inventava, esagerava che esagerasse non ci sono dubbi nel senso che io potrei contestare certe cose che lui dice dimostrando che non sono mai accadute però l'umana comprensione diciamo che fa fa il resto uno dice ma si sì, ha subito una cosa di questo genere è stato danneggiato nella professione ha perso la famiglia almeno così com'era cioè non la sua famiglia non, non, non era più quella che aveva una volta e, è stato insultato perseguitato da idioti che gli telefonavano a casa e che gli dicevano di tutto e di più e poi la madre dei cretini è sempre incinta, eh, per cui ci sono quelli che si inventavano cose stranissime, che i colleghi di Zanfretta avevano fatto un modellino di astronave, lui aveva mm. visto questo e quindi si immaginava chissà che cosa. Tutte emerite, lasciatemelo dire, cazzate. ok? Sì. Tra l'altro, qualcuno pilantava che, che lui fosse ubriaco quando è pure a stima. E tra l'altro, era cose. a certo, stima. Ehm, abbiamo raccontato un po' così ecco, la storia, che è veramente complessa. E eh, nuovamente invito ad andare a leggerla sul libro Al Caso Zanfretta: La vera storia di <ride> un incredibile fatto di cronaca perché ripeto è articolata, è piena di dettagli. Noi abbiamo provato anche, ripeto, a raccontarla con l'occhio di chi lo fa a distanza mm. di tanti anni, perché poi a distanza di tanti anni capita anche che le vicende si eh, raccontino e si ricordino mm. in maniera diversa. Però tutto sommato mi pare che l'impatto emotivo Viscerale di questa storia mm. sia rimasto intatto nel corso dei decenni. Rino. Io ti ringrazio moltissimo di questa testimonianza. Grazie a voi. Di questa testimonianza importante, perché sei oltre al come dire il papà, se possiamo dire del caso Zanfretta, mm. sei anche, ahimè, me, uno dei pochi rimasti che ha vissuto in parte anche eh, come protagonista queste vicende che può ancora raccontarle per come si sono verificate e non sulla base appunto di io sono urbane. solo un cronista, sono eh, solo un cronista. Non è poco, oggi <ride> non è poco, credimi. Buona serata a tutti, alla prossima. Ciao. Buona serata a tutti, arrivederci. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità? E quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, tv e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media, il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.